Amici di Agrigento Flash, ben trovati all'appuntamento consueto con il nostro salotto. Oggi voglio parlare di una delle zone eh, più belle di Agrigento, la zona balneare, San Leone. Più belle perché non ha nulla da invidiare a tutti i litorali delle città siciliane. C'è però un problema. Chi la conosceva come era un tempo e chi la conosce oggi, in effetti, stenta un po' a riconoscerla perché eh, ci sono delle piccole cose che andrebbero attenzionate sia da parte delle amministrazioni che da parte dei cittadini per far diventare appunto quello che è un gioiellino sul mare, eh, aumentare appunto l'ingresso di turisti e la vivibilità appunto di chi ci lavora e di chi ci abita. Sono con i miei ospiti e oggi parliamo proprio di questo. Parliamo con. Sergio Tedesco, eh, organizzatore di eventi, diciamo così, è uno delle, delle giovani speranze agrigentine pieno di attività che insomma vive questa situazione e con qualche idea eh, da proporre. Insomma. E poi abbiamo Alessandro Vermi che è un esercente, un ristoratore? Ristoratore. Più dettagliatamente ristoratore, eh, che opera sul lungomare appunto di Agrigento. Eh, volevo iniziare proprio con te Alessandro, se dovessimo sì. fare una fotografia del lungomare di San Leone, come la vedresti questa fotografia? Un succo, una casba, <ride> c'è niente a che fare con il resto d'Italia, Sì. c'è tutto all'improvvisazione più totale, chi arriva comanda, ogni giorno ci sono sempre situazioni diverse, non c'è nessuna presenza dell'autorità quindi dall'abusivismo agli extracomunitari, agli zingari, ai parcheggiatori abusivi, cioè non c'è nessuna organizzazione che volge a, ad attirare il turista a pernottare, a stare più giorni e quindi a spendere i propri soldi in vacanza da noi. Cioè noi Speriamo che quando arriva questo turista scappa immediatamente, perché da come noi presentiamo la nostra fotografia del nostro lungomare, della nostra zona balneare, uh -huh. la cosa praticamente che tu gli dici è: prendi le cose e fuggi il più lontano possibile. <ride> cioè, non guardare. <ride> è la verità. Tu immaginati un povero turista che esce dal Dioscuri, cioè, varca questa soglia di questo cancello, giusto? Magari arriva di notte. Notte fonda, è addormentato, entra in albergo, poi l'indomani si sveglia pieno di vita, dice che faccio, che faccio prima, appena va al cancello si vede praticamente l'abbandono la, cioè, magari se è domenica mattina proprio rimane sconcertato quello che ci trova, c'è cioè dai tappeti stesi. E bancarelle, c'è cioè di tutto e di più Viene e non esiste al porto da tre bidoni dell'immondizia, sì, stracolmi perché ovviamente la domenica non lavorano quindi non gliene frega nessuno niente, cioè nessuno si, eh, diciamo, si spende per questa città, cioè l'organizzazione è proprio latente e poi le amministrazioni che siano politiche che siano eh, non so di che cosa ma Devono fare qualcosa, cioè la Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri, i Vigili Urbani dovrebbero essere tutti uniti, coesi per cercare di ridurre ormai l'abbondanza eh, di eh, extracomunitari, cioè tutto questo che è eh, il succo che si è creato ormai a San Leone. Quindi, in buona sostanza. Eh... Purtroppo è una fotografia negativa, è evidente. Eh, tu parli di mancanza di servizi per il turista, ma mancanza anche di una disciplina per quelle che sono le attività commerciali, insomma, una specie di. Manca l'ordine. Sì, 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 sì. sì. Cioè, praticamente eh, non solo dico. Cioè, noi dovremmo praticamente, avendo la Valle dei Templi, eh, una cartolina bellissima della nostra città e quindi eh, essere da volano per eh, portare tutti questi turisti a usufruire della Valle, dei giardini Colimbetra, la Scala dei Turchi, del Lungomare di San Leone. Cioè, comunque noi da bambini il Lungomare era molto, ma molto più curato, era no, molto più bello. C'erano tante organizzazioni sportive che organizzavano le partite di pallavolo, di basket, di calcio, il pattinaggio. Cioè, comunque anche questi giovani erano... Eh, comunque partecipi della società, cioè, quindi praticamente si cresceva tutti assieme, ormai sono tutti praticamente ubriaconi, cioè, si sanno divertire, è la verità, cioè, si sanno divertire solo ubriacandosi e facendo, eh, distruggendo il bene è comune perché comunque chiunque fa qualcosa viene subito distrutto e devastato perché comunque non c'è né gli stimoli cioè, a, a rendere di più eh, per la società cioè nel senso che tu praticamente avendo tanti stimoli eh, di vedere il bello cioè quindi praticamente tu attenzioni anche i tuoi comportamenti se invece tu sei circondato da, dal marcio cioè tendi anche tu a sederti e quindi dici vabbè ma tanto lo fanno tutti a me che mi cambia se io sono, mi comporto bene mi comporto male. Quindi in buona sostanza... Non esistono bagni scusami, sì. pubblici, quindi anche il mio ristorante fa da bagni pubblici a servizio del, eh, della città. L'acqua viene una volta a settimana, ancora oggi, maggio, cioè 18 maggio, viene una volta a settimana, quindi noi praticamente, cioè, anche se c'è gente acqua, fa il servizio che ti portano l'acqua, però devi sempre telefonare, chiamare, cioè non ripeto, non c'è un'organizzazione cioè nel 2015 da città sviluppata, ma questa è organizzazione di città sottosviluppata. Cioè io sono convinto che in Marocco, in Tunisia, io non ci sono mai stato, eh, però secondo me molto, certe zone molto, sono molto più organizzate bella, di noi. Cioè poi superando Agrigento, il resto di tutta Italia saranno sempre più organizzate di noi. Cioè qualunque città pugliese, qualunque città che sia della zona del Palermitano, qualunque città della zona del Catanese. Cioè sindaci che amano la propria città e si spendono per cercare di renderla molto più vivibile eh, e non dando solo eh, garanzie al cittadino che deve avere il passi perché è amico oppure quello che deve avere il posto per vendere una cosa. Cioè, tutte queste cose non esistono, ma esiste solo il bene della comunità e il bene della comunità significa che c'è essere in una zona di lungomare. Piste ciclabili, ehm, cioè non esiste che io perché ho la villa o la casa, devo avere tre macchine con tre passi, cioè non esiste. Cioè, se io mi posso permettere l'automobile in villeggiatura la vengo e, e, la parcheggio e la pago profumatamente, mm. se no, a piedi in autobus o in bicicletta, come con l'elettrica, il motorino. Cioè, ma non è che può essere il comune a, 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 a prendersi tutte queste dici, sì, sì. Sì, cioè, troppe troppe persone, perché comunque San Leone ormai è diventato grandissimo, cioè non è più una piccola comunità. Il vissuto, è stata in cioè, mentre prima sì. c'era anche la tendenza certo. di, di poi trasferirsi da a un quartiere che comunque è vivo, è certo, vivo e certo, sempre cioè ormai è stracolmo di gente e quindi non ha né rete fognaria adeguata a soddisfare tutto, e quindi c'è sempre tu vedi passare questo camion degli spurghi, cioè tutti vedono le cose. Cioè, avverti, cioè tutti vedono avverti. queste cose. Dico, mi, ma... pare, mi pare di capire che è comunque al di là della mancanza dei servizi e di quelle cose che dovrebbero offrire le amministrazioni politici, c'è comunque la mentalità agrigentina che non è poi così tanto, ehm, come posso dire, Anche che ha esse... a cuore le sorti della propria città, in questo caso di questa zona che d'estate diventa enorme tra eh, residenti e villeggianti. Io avrei una proposta. Eh, tutte le scuole dell'agrigentino mm -hmm. dovrebbero introdurre, obbligatoriamente non una, ma due ore di educazione civica cioè, settimanalmente, cioè, spiegare alle persone come bisogna comportarsi, come bisogna agire, cioè, pensare sempre di non essere di curare il proprio orto, ma eh, quell'orto, comunque, lo devono, eh, deve essere di tutti, cioè, punto e basta. Cioè, tutti dobbiamo contribuire a rendere la nostra città più bella. Perché, comunque, se tu vivi in una casa bella, anche tu, comunque, ti rendi ti sei più felice, ma comunque, tu hai un lato positivo. Cioè invece noi siamo comunque tutti frustrati e siamo tutti negativi in questa città. Ormai siamo praticamente abbiamo assorbito cioè questa mentalità che ci circonda l'un l'altro, che non c'è più speranza, non c'è niente da fare. Non e quindi mai non cambierà niente. mai niente. Tutte queste invece, cose. Invece è l'ottimismo cioè, che è quello che puoi dire. Bravo, cioè, è così. Cioè, tu Possiamo devi cercare poi... di cioè, invertire questa ruota, La tendenza. Cioè, Della tendenza devi cercare di far pensare positivamente. Cioè tu non puoi avere 25 chioschi sulla spiaggia ed essere tutti zona che è manicomio, musica, feste. Cioè, non, è, non è così. Cioè, in una città organizzata cioè, ce ne possono essere due. Il resto devono essere cinque a, per lo sport, quattro per, eh, con stabilimenti balneari che dà Questo servizi al è... turista. Cioè nel senso tu lo dovresti coccolare da quando scende con l'aereo dalla scaletta e gli dici benvenuto a, a, in Sicilia e lo porti da Grigento e lo devi trattare con i guanti perché comunque lui ha il piacere di venirti a spendere i soldi nella tua città se l'ha scelta come meta turistica ha il piacere di scoprire Chiaro. e spendere i soldi quindi ah, automaticamente tutti daremmo qualcosa in più cioè noi invertiamo comunque ad essere più positivi e più propositivi cioè non essere solo ah ma io lo dicevo che questo non va bene, fa schifo di qua, di là e facciamo qualunque cosa per denigrarla la nostra città eh? sì. cioè tra parentesi tutti pubblicano, fanno foto, servizi sì. cioè non c'è praticamente, cioè tu hai sempre questa solo denuncia, denuncia, denuncia denun cioè tutti denunciano, ma che cosa? il comportamento di noi stessi sì, chiaro, cioè. chiarissimo cioè che quindi... può fare il vigile? Ti acchiappa ogni persona, la segue uomo Per no, vedere beh. cosa fa, cosa non fa cioè, Sarebbe eh, cioè. impossibile da fare Poi quindi... noi agrigentini agri Riprendendo quello che stai dicendo Abbiamo questa caratteristica che è rara Che è quella comunque di parlare sempre male Di quello che è nostro Diversamente molta gente Di tanti, di, di tanti paesi Di tante altre città Io di, non, raramente sento parlare male cioè, sent Sento comunque difendere sempre il proprio sì. E questo senso di affezione Dovrebbe iniziare Manca. Inizia, manca, ci dovrebbe essere, perché è importante l'orgoglio comunque di, di essere certo. cittadino. L'esaltazione del sì, della propria sì, città. Sì, 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 sì. Da, da quello nasce poi l'amore e deriva poi tutto quello che ha detto con il più quale sono cura, perfettamente d'accordo con Alessandro. Sì, assolutamente Quindi quando magari al di là dei residenti, insomma, quando qualche turista appunto viene da voi... E, e... No, noi ne abbiamo a flotta dei turisti, sempre. Cioè, <ride> Cosa di vi dice? Ah ma vi manca questo oppure c'è cioè, questo che no, non... No, rimane faccio, sempre però... sconvolto dalla, dalla possibilità che ha quella città. E con la zona, magari balneare, perché io, avendo un ristorante sulla zona balneare, ti posso dire quello che avviene quando arrivano sul lungomare. Chiaro, giusto. Sì. Cioè, e quindi praticamente quello rimane sconvolto sul fattore: dice, ma com'è possibile cioè, che avete questo ed è così ridotto? Cioè, non si spiegano non neanche spiega. loro cioè, come è potuto accadere, cioè, tra, da quando è stato costruito questo lungomare? 35 anni. Io ero bambino, mi ricordo, 35 anni. Cioè, praticamente è stato. Quando l'hanno costruito, dopodiché l'hanno abbandonato. Cioè, non è stato più ripreso in niente. Quindi niente manutenzione, niente. Cioè non ci sono sportivi. le panchine tutte distrutte, trattate male. cioè Praticamente non c'è controllo. Cioè, se noi prendiamo l'1 maggio, ti metti sul lungomare e vedi quello che, che succede, che avviene è che le, cioè, le autorità non sono assenti, che se succede qualcosa il tempo che arrivano praticamente c'è stata la devastazione. Cioè non c'è mai un presidio, cioè tu quando vai in Spagna, non lo so, a Palma de Mallorca, a Ibiza, ma anche a Lore del mare, cioè tutti questi anche paesi sconosciuti che sono uno attaccato all'altro come doveva essere la nostra zona, diciamo. Che dovrebbe essere così da Sciacca eh, a Menfi ad arrivare a Licata, doveva essere tutto un unico. Organizzato cioè, a formare un pacchetto capito con villaggi turistici, esatto. campi da golf, alberghi. Cioè, capito sì. che praticamente quando tu ospitavi 20-25.000, 50.000 persone ogni stagione estiva al mese, no? All'anno, al mese. E allora fa la differenza, marca la differenza: tu crei posti di lavoro, e puoi fare pagare meno tasse perché comunque ci sono più introiti, e poi dovresti, cioè, dando i servizi, tu puoi pretendere di essere pagato pure l'aria che respira, si dice, va, cioè nel senso: io ti faccio pagare tutto, ma io ti do un servizio. Quando io vedo c'è cioè un Chiaro. quadro di Parigi, cioè, a Parigi tu paghi tutto, ma è tutto servito e riverito, cioè, praticamente funziona. Tutto l'insieme sì, turista. Sì, cioè, sì, tu sì, quando vai a Parigi, e io eh, sono un amante di Parigi, e dico: sei invogliato a spendere i soldi. Cioè, tu dici che fanno, un non ci al Crazy Horse? Anche che costa 250 euro una entrata, che mi interessa. Cioè, era, ma io non ci vado. Sei, cioè, se sei in vacanza? vacanza, sì, sei in vacanza budget, e la stessa cosa: spendere, quelli che vengono qua eh, hanno questo budget che già sono, sono si sono prefissati, quindi arrivano e dovrebbero trovare affitto con Moni, divertimento sull'acqua, eh, cioè, escursioni. Questo, cioè avere un'organizzazione. Un eh, ecco un contesto che io invoglio a spendere. Eh. E manca. Invece quelli che vengono da noi sono turisti che subito si adeguano, immediatamente fanno la fotografia della città e quindi si adeguano anche loro. E diventano anche loro maleducati. Cioè che ti posso dire, eh, si sbagliano a scegliere un piatto e lo vogliono cambiato, cioè tu ne che perché al ristorante tu mangi una cosa e non hai il tuo gradimento a livello che non, non sposa il tuo gusto, eh, sei in Spagna o in Francia e dici guarda non mi piace, me ne porti un'altra cosa e io non la voglio neanche pagare. E qua da noi funziona così. Il turista, anche quello che arriva, si adegua al clima che respira e che investe. Che trova. Anche, sì, anche loro diventano negativi, cioè, ed è tutto un inseguimento di negatività. Sul rotar, sulla guida Rotarde francese c'è una spiegazione bellissima sul lungomare che fa la guida, che è sconvolgente, sconvolgentemente reale. È un zucca e ce l'ha aperto. Con odore di fogna, odore di stigliola, di salsiccia arrostita, e la, la tanfa dei cani che portano a passeggio e nessuno pulisce, e di erbacce incolte, di immondizie ovunque. E poi secondo me anche l'odore di salsiccia arrostita. Va bene, cioè il turista può essere però regolamentata questa Vabbè, quello, dubbi, organizzata, certo. nel senso in un contesto completamente diverso sì. che non è quello che in questo momento è il lungomare, perché non, non va bene. Cioè, a me non, per esempio lui parlava degli extracomunitari, io non ho nulla contro, <ride> assolutamente, anzi credo che le, le frontiere non esistano, siano semplicemente delle linee così eh, definite dalla, politicamente, così dobbiamo, possiamo dire. Però bisogna, fa, fai, facciamo un mercato etnico dove coloro che vendono il del, sì, del, no, un merce, prodotto etnico ec, che non ec, sono ec, le scarpe, ec, le scarpe ec, le tarocate, 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 giusto che vendono la Camorra che, esatto, che vendono magari. Sono travestiti da ex comunitari, esatto. da ragazzi di colore, ma dietro è comunque la Camorra. Cioè, perché I vendi, prodotti sono loro. Sì. Esatto. Se cioè vendi la statuetta di legno, l'elefante di legno, che comunque eh, ha una certo, sua tipicità, certo. allora va bene. Ma andare a creare questo mercato che non è assolutamente controllato non va bene perché devono essere garantiti gli esercenti del lungomare perché spendono, pagano le tasse e, e, e ne pagano anche tante e poi sono costretti sempre a... e, e ricevono giustamente tante ispezioni, e, per l'ASP, i vari permessi che sono comunque molto severi in questo. E allora non puoi, ci deve essere comunque una. Un, un equilibrio tra queste realtà che possono essere parallele ma devono essere equilibrate perché e altrimenti non va bene regolamentate ma non sicuramente sul lungomare per fare un mercato no, cioè, beh, cioè, il lungomare dovrebbe essere lo skyline quando una barca arriva a 20 miglia a nautica, a 10 miglia e guarda in lontananza il porto che gli serve per attraccare, dovrebbe trovare solo uno scalanne bellissimo dove dovrebbe essere tutto di un unico giù colore, uh -huh. quindi con dei servizi che attendono, cioè che loro attraccano e quindi vengono serviti dall'attracco a tutto, capito? Sì. C'è una sì, zona eh. del porto che dovrebbe essere solo riservata a chi ha le barche e non fruibile a tutti, cioè che io. Cioè, da noi. Non esistono leggi. Il porto dovrebbe cioè, avere un fondo dragato, cioè, o oh, no, di un metro e venti. Ma questa è una cosa. poi cioè, <ride> sono cose tecniche che. Una, un comune mettendo delle persone adeguate a studiare come sviluppare, cioè, in qualunque campo, sì, cioè, sì, in qualunque sì. campo da una sì, grandissima sì. azienda, tu ci metti persone che hanno studiato per eh, aumentare il livello del marketing di tutto quello che possono dare, come possono fare, cioè, davanti che so, che le posso dire, da McDonald's, cioè, comunque ci sono sempre menti dietro dalla Mercedes all'Alfa Romeo alla Fiat alla Ferrari sulle cose da mangiare. I gelati, quello che sia, dico, ma, ma c'è sempre gente dietro che studia come attrarre, come cercare di portare sempre più persone dal suo lato a spendere E basta anche imitare le realtà felici, perché è. non è che necessariamente ci dobbiamo paragonare a chissà quali grandi in realtà perché il cioè, ragusano sì, no. nel Siracusano, abbiamo esempi bellissimi quali possono essere Marzamemi eh, e tutto l'Interland la zona di Pachino, la zona di Ortigia la, la zona del Trapanese, del Palermitano cioè, il, su, il ragusano che era praticamente Marzano, una zona zero, tutto, tutto. Cioè zero. Il, il ragusano era una zona che cioè, praticamente solo di contadini cioè, loro hanno avuto uno sviluppo che è San Leone mm -hmm. che era la zona diciamo più in del sud della Sicilia, non è mai riuscita a decollare di niente. Cioè di considera, niente. Che, considera che anche Ortigia è stata costruita con eh, dei soldi, adesso non mi ricordo esattamente la, la, la quantità precisa, penso sulle 70 milioni di euro. Che sono stati poi ridestinati al comune di Ortigia perché il comune di Agrigento non ha presentato i progetti per poterli utilizzare. Mi pare si chiamasse piano urban, ma cioè, non sono. Ti un... rendi conto? L'occasione cioè eh, persa. Eh, no, io queste cose neanche le so e non sono uno che si informa molto. Perché comunque io sono una persona abbastanza che poi io ho rabbia, capito? Quindi meglio non saperle certe cose, perché è in, improponibile sì, che le persone eh. che ci governano non sanno che devono presentare dei piani. Cioè cioè, se tu fai il professionista e fai quello come lavoro, cioè cosa, cosa fai? Cioè, se tu non ti occupi dello sviluppo, se sei cioè, un assessore al turismo, allo sviluppo e cerchi di fare dei progetti coinvolgendo i giovani all'università. Cioè, ma poi ci sono, sì. ma quanti ragazzi ci sono? che hanno. Io, guarda, io vado a Genova, dai miei amici, a Pietraligore, i chioschi belli come li facciamo noi non li fa nessuno. Cioè, le cose belle comunque noi, quando noi ci spendiamo per fare qualcosa Sa nostro, fare. le sappiamo fare le cose. Cioè, quindi io dico perché. Cioè, non, non mettono questi ragazzi a studiare gratuitamente per il comune con dei bandi all'università, alle scuole superiori. Cioè, cercare di coinvolgere i giovani, cioè quelli che hanno una mentalità comunque eh, ancora innovativa, e comunque non è inguinata eh, da determinate dinamiche, dinamiche della società. <ride> sì. E quindi magari può, può partorire delle idee molto interessanti. Eh. Parlando di chioschi, se ci spostiamo dal Lungomare alla zona Lidi, Sergio, che mi dici? Allora, zona Lidi, io sono proprio in questa fase, cioè sto cercando burocrazia permettendo di aprire di uno stabilimento balneare, una struttura che è già stata, che conosciamo che era quello che si chiamava prima Nord Africa, eh, di riproporre diciamo, questa quest attività. Allora, zona Lidi, devo dire che le spiagge anche quelle, ahimè, eh, sono un po' lasciate andare, nel senso che abbiamo un fenomeno che è, un po', diciamo di, eh, che è quello dell'erosione, che è un problema serio da affrontare perché mh, vediamo come queste spiagge vanno arretrando sempre di più e comunque eh, si, no, non, non si ha più una, una regolarità di questa linea batimetrica che comunque oscilla sempre, si passa da momenti in, mania, in cui la spiaggia è 300 natura. metri a momenti in cui... Eh, la spiaggia diventa 50 quindi questo anche per tutta la situazione commerciale quindi che ci può essere dietro i vari stabilimenti diventa un problema anche a livello demaniale quindi a sorte, dipende a che il giorno sì, ti alzi c'è giù metri. quadrametrio abbiamo queste dune, che sono queste dune che si stanno creando <ride> e non sono altro che un fenomeno dell'ispessimento della sabbia dovuto all'erosione uh -huh. che ormai sembrano diventate un patrimonio praticamente dell'UNESCO, sono intoccabili Rimarranno sempre lì, quindi non, non si ha nemmeno la possibilità di eh, comunque rigenerare la spiaggia perché, comunque, il mare la spinge. In certe zone, certo. specialmente dove ci sono certo. i frangifrutti, si creano queste dune che però poi ovviamente cresce poi dell'erbetta perché ci piove sopra, non si possono più toccare e viviamo questa situazione di disagio. Devo dire che la spiaggia ancora non è pulitissima, ancora è sporca. Non credo sia, eh, sia stata ancora pulita, sia iniziata comunque l'attività di pulizia del comune. E, e quindi è una situazione che parallelamente a quella di, del lungomare è di disagio, è abbiamo migliore. assistito alla caduta della strada, causa erosione, adesso comunque ho visto che hanno cominciato i lavori, sono già a buon punto, quindi stanno palificando questa parte della strada per far sì che possa comunque resistere ai cambiamenti di marea e comunque all'erosione dell'acqua. Eh, per il resto c'è una situazione degli stabilimenti Gli stabilimenti sono stati sempre una realtà importante ad Agrigento con, eh, po come possiamo vedere Ogiano Mare che comunque è uno eh, che è stato tra i primi se non il primo a cominciare questa attività e poi parallelamente ne sono tutti gli altri, tutti gli gli altri con eh, proposte diverse è vero, sono d'accordo eh, con Alessandro quando dice che comunque l'attività dei chioschi deve essere anche più volta verso il turismo quindi diversificata, eh, diversificata in inizialmente Iniziare comunque a pensare ad offrire dei servizi anche giornalieri. Stare a, mh, quando il turista eh, arriva in uno stabilimento, richiede il servizio: richiede l'ombrellone, richiede il piattino di frutta portato eh, sul lettino. Doccia, eh, bisogna coccolare, ah, bisogna coccolare, bisogna cose, da la Dalla doccia, bene. allo la cabina, spogliatoio, la cabina. La cabina. Certo. È gente che arriva a mare, poi deve tornare, magari deve prendere un mezzo, deve salire in una macchina. È chiaro che eh, debba avere la possibilità di poter pulire i piedi. Insomma, iniziare a, a ragionare un po' più così. Un po' più una visione meno provinciale, più internazionale, anche della gestione dello stesso stabilimento. Che si deve volgere a. Potere assorbire e poter ospitare il turista, il turista che diventa sempre più esigente eh, ed è giusto. Mm, io devo dire. <coughs> che ho notato che ci sono comunque tipologie diverse di turismo, c'è il turista quello più grande che ovviamente eh, è sempre curioso eh, e, e viene attratto molto anche dalla, dalla sicilianità in generale, non so se è notato. Certo. Io vedo che impazziscono quando il, il trovano questo, il ragazzo che fa la grattatella, cioè, che, è una cosa fantastica. quelle sono cose fantastiche, certo. infatti quello che secondo me dovremmo certo. ritrovare è la nostra sicilianità. La nostra sicilianità assolutamente da vendere, da proporre, da pubblicizzare in un contesto che sia organizzato. Pubblica Perché io non mi auguro che la prossima amministrazione possa faccia miracoli o possa fare o almeno me lo auguro ma sono cosciente del fatto che il comune è in deficit per, recu per recuperare questa, questa situazione la strada è lunga sicuramente non ci possiamo aspettare tra due anni però la normale amministrazione però puoi fare un piano di rientro ah, la sì, se la tu fai pagare tutto e cerchi di dare sempre più servizi è io... più introiti, no no ma una amministrazione c'è cioè quello che significa amministrazione ordinaria la polizia e poi quello che mi auguro è che vengano incentivati i privati io io credo che la, vera, eh, la, diciamo, la, la, la soluzione più veloce per fare, andare avanti Agrigento sia quella di eh, accogliere i privati, accogliere le idee dei privati, eh, far sì che i privati possano investire, che non, non debbano avere paura, fare, mh, fare creare un terreno fertile. Per far sì che sia il ragazzo che um, si fa prestare 3.000 euro dal padre per aprire una botteguccia dove vendere ceramiche al centro storico, piuttosto che il grande investitore che vuole eh, creare il villaggio turistico, abbia la possibilità di farlo e trovi un'amministrazione che assorba eh, queste, queste idee, le faccia sue eh, e, e inizi praticamente questo, questo percorso di assoluta collaborazione tra privato e amministrazione. Io credo che questa sia la strada più veloce perché, per esempio, stupidamente, un esempio stupido, al centro storico. Ci sono un sacco di magazzini in affitto a prezzi bassi, magazzini belli, quelli in tufo, perché per esempio il turista per il tufo impazzisce, uh -huh. quelli questi in Si possono creare una serie di bottegucce dove il ragazzo può iniziare a fare anche lo, lo, lo street food oppure eh, l'handmade, cioè le ragazze che creano i propri prodotti eh, a livello artigianale, cioè si possono fare una serie di cose, Io non credo che necessariamente ci vogliano i cioè, milioni e quelle, milioni di euro, no. ci vogliono anche le idee, ci vuole quello Tanto ci vuole. Ci vuole quello, ma ci vuole anche la forza delle idee. Cioè, ci vuole un'amministrazione che si può compensare con le idee. Poi, Certo. È chiaro che dietro questo ci vogliono le infrastrutture, certo. ci vogliono i servizi, ci, ci vuole, vuole il porto, supporto. ci vuole il lungomare, ci vuole la pulizia, ci vogliono tutte quelle cose. L'aeroporto ci vuole. Perché possiamo <ride> fare i miracoli. Ma se io per portare dalla Via Atenea a San Leone devo scegliere la strada, perché mi è capitato e mi vergogno di passare in determinate zone con le buche, allora scelgo la strada e penso dove lo posso fare passare per fargli vedere meno porcherie possibili. Mi è capitato tante volte e devo scegliere la strada per fare in modo che il turista non veda certe cose di cui io stesso mi vergogno. Quindi tu poco fa, anche quando ti riferivi ai privati, ti riferivi principalmente agli agrigentini. Cioè, Agri chi agrigentini, vive qua sì, deve fare sì. la stessa Allora, siamo una classe impiegatizia per eccellenza eh, e ci siamo adagiati su questo. Non possiamo pensare di poter fare gli impiegati perché come, come possiamo notare in pensione non si ci può andare quindi con tutte le probabilità chi ha 50 anni ed è impiegato fino a 80 anni continua a occupare quel posto e dobbiamo creare dobbiamo creare, creare attività creare posti di lavoro abbiamo la valle dei tempi cioè, non ci voleva ma le linee guida te le deve dare sì, comunque sì. il comune sì, certo. cioè chi Vabbè, amministra la stato. città cioè ancora oggi tu vedi, alla Valle dei Templi praticamente flotte di autobus incontrollati sì, che sì. si permettono di fare scendere le persone alla valle, di parcheggiare in mezzo alla strada vicino Nuara, C'è cioè cose dell'altro mondo. Sono, ci cioè tu a Parigi per te è impossibile arrivare con l'autobus al Louvre, ci puoi fare quello di passaggio. Che te lo fanno guardare, ma me lo devi pagare perché io non ti faccio entrare uh -huh. se non me lo paghi no? che perché tu sei ti sei venduto il pacchetto Palermo, Taormino, Catania o oh, Ragusa e cose, poi mi fai l'escursione da Grigendo e, e praticamente mi porti i 50 persone che non spendono una lira solo il biglietto e basta e fuggono via. No, cioè tu se fai così, io te lo faccio pagare il triplo. Se invece tu alloggi c'è cioè una notte, due notti, tre notti, io ti faccio pure l'ingresso gratis alla Valle dei Tembri. Cioè, funziona? Ormai così funziona cioè tu non puoi permettere tutto questo turismo che arriva con gli autobus e scendono persone, persone. cioè un passaggio e via fumo e via fumo e via cioè è così che, che, che soldi devono portarti cioè, come può mai funzionare un'amministrazione? Da dove li deve prendere i soldi? Che sono tutti disoccupati, Poi, che sono tutti faniti? Tutti... Cioè, la città questa, quello, cioè, quella... gli industriali qua non esistono. C'è cioè, cioè, a pagamento, per per esempio, e basta. Alessandro, un parcheggio a pagamento al porticciolo, che è invaso No, lo diamo ai gestione. Un euro parellare. a macchina ci, un, 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 ci potrebbe essere un introito. Voglio fare la scarsa scarsa di 5-6.000 euro lord alla settimana solamente per la zona del parcheggio del porticciolo piuttosto che un eventuale eliporto. 5.000 euro in una stagione se facciamo una semplice operazione sarebbero 20.000 euro al mese, 20.000 euro per 4 mesi sono 80.000 euro. Ora io non, non sono un amministratore e non mi permetto poi, perché mh, conosco, Ma non, eh, la magari la burocrazia non permette di farlo, non, non so questo. 80.000 euro, 80 euro in una stagione per, non permettono di pagare tre impiegati comunali solo per il lungomare per garantire la potatura, per garantire eh, la, la, la pulizia quantomeno delle ruole? No. Sono tutti imboscati, gli oh, impiegati ci sono. Anche... Ma, scusate, io ho letto che ci sono più di 400, quanti erano gli impiegati al comune che non fanno cioè, niente. niente. Cioè, praticamente sono tutti addetti a non fare niente. Cioè, si levano dagli uffici e si mettono sulle strade, perché sono degli impediti. Qua le persone ormai cioè, non vogliono eh, sacrificarsi di niente. Cioè, per il bene comune loro non sono disposti a spendersi in niente, cioè, non gliene frega niente. Quindi, se possiamo per esempio avanzare delle proposte, quindi chiedere qualcosa alla nuova amministrazione, visto che tra qualche settimana appunto si rinnova l'amministrazione di Grigento, due giovani Agrigentini che vogliono spendersi di più per la città, cosa chiederebbero al nuovo sindaco? Allora, io innanzitutto mh, vorrei chiedere di occuparsi della città, quindi dell'amministrazione ordinaria, quindi della pulizia, eh, del, di curare l'estetica. Poi chiederei di comunque eh, avvalersi di bravissimi collaboratori, gente competente. Io penso che ogni assessore non debba avere competenza rispetto all'assessorato all che andrà comunque a dirigere. Eh, perché grazie alla competenza, perché ci vuole secondo me anche competenza eh, per eh, sapere scegliere bene la gente che ti deve collaborare. Credo che la competenza sia che comunque una persona competente è sempre, ha un, sempre un, un grado, cioè ha sempre una comprensione maggiore dell'argomento in generale. Quindi, che una, una, un assessore ai lavori pubblici, che sia un ingegnere, un architetto, comunque mh, questo, e, e questo fa tanto, quindi consulenti. Un ottimo studio di consulenza che si occupi solamente di trovare soldi, quindi fondi europei per cercare perché solo così possiamo sistemare. E poi chiedere apertura nei confronti dei giovani, apertura nei confronti dei cittadini, comunicazione con i cittadini assoluta. Il cittadino deve sapere cosa succede all'interno del palazzo, deve conoscere quello che succede, sia tramite i quotidiani ma direttamente con la giunta. Un sindaco dovrebbe dire. Sto cercando di fare questo. Se esiste questo problema cosa potrei fare? Allora la strada è questa, questo o questa. Città, stiamo, stiamo veramente lavorando per trovare una soluzione, rendere il cittadino più partecipe, perché se il cittadino è più partecipe inizia a rispettare di più la città, inizia a rispettare più l'amministrazione e, e credo che Agrigento possa crescere così. E poi chiederei agli agrigentini. Quindi a me stesso, perché mi metto sempre il primo di essere più civili, di amare di più la propria città e di amarsi di più. E iniziare a capire che le, mh, bisogna collaborare tra di noi, bisogna, basta con quell'atteggiamento di invidia, quell'atteggiamento di competizione ingiustificata, perché la competizione è sana quando è costruttiva. Cerchiamo di darci la mano, perché viviamo tutti nella stessa città, di darci la mano e di aiutarci. Perché ce n'è per tutti. Abbiamo la Valle dei Templi, che è un, un posto incantevole, meraviglioso. Abbiamo un mare davanti, abbiamo una città piena di verde. Dite che non, non esistono i parchi, ma non c'è bisogno. Cioè, noi abbiamo Agrigento e San Leone, staccati da una vallata stupenda, piena di verde. Il verde lo viviamo ogni giorno. È una città dove da ogni punto puoi vedere il mare. Abbiamo tutto, abbiamo una costa bellissima e siamo anche noi ospitali, siamo sorridenti, abbiamo un umorismo fantastico, li facciamo impazzire. Quindi crediamoci, amiamoci, e andiamo avanti, e facciamoci rispettare. Mi sembra un bellissimo invito, voglio dire, penso che anche tu Alessandro D'accordissimo con te. Sei veramente d'accordo, eh? sei veramente d'accordo. Non poteva trovare parole migliori. E diciamo. allora... Cioè, mettere le persone giuste e competenti al posto, posto giusto. giusto e comunque avere un filo diretto col cittadino. Cioè non solo però come diceva Sergio a parole eh, no, qual non è non la vale, possibilità certo. ma anche vedere comunque il cittadino coinvolgerlo e fargli vedere l'impegno esatto. che gli mette il risultato eh, eh, e magari poi anche l'atteggiamento del, del cittadino anche quello un po' più certo, piccolo, poi diventa riesce a così, essere migliore è così è un meccanismo cioè poi diventa che Chiaro. tu vedi il tuo vicino che rispetta l'orario per certo. buttare l'immondizia vedi che i cassonetti sono puliti sistemati lavati sì, sono sì, nascosti sì. cioè comunque tu Invogli le persone a essere più. Poi tu te ne accorgi subito, quelli Siamo che sbagliano, perché poi, impatti. quando questo meccanismo è così, poi ti puoi rendere conto chi è quello il farabutto che cerca di infognarci a tutti. E allora io, con le parole di Sergio. Su cui siamo veramente tutti d'accordo, io vi ringrazio e vi saluto e spero che dopo l'estate possiamo avere allora una fotografia migliore di Speriamo. quella che abbiamo attualmente della zona balneare di Agrigento che merita davvero tanto l'attenzione sia dell'amministrazione sia dei cittadini di Agrigento senza dubbio. Grazie ancora allora a Sergio Tedesco e grazie ad te. Alessandro Vermi grazie. per essere stati i miei ospiti e vi do appuntamento al prossimo Salotto di Alice, grazie.